ci troviamo al TC, al Tennis Club Magnago, alla vigilia della Winter Cup femminile Under 14 e, come ormai usuale, il circolo ospita una competizione amichevole, quindi non ufficiale, tra una delle squadre che partecipano alla Winter Cup e una selezione di ragazze della regione Friuli Venezia Giulia. In questo momento stiamo osservando la più giovane del gruppo, che è la Sara Honeycutt, che è impegnata con Petra Granic, una ragazza che è la numero uno poi della Croazia, a pari merito con la Kurnic. Ovviamente Sara sta pagando lo scotto della sua più giovane età e anche del valore dell'avversaria, che conduce per 5 giochi a 0 nel primo set. Al servizio la Sara Honeycutt. Che fa un po' di difficoltà a tenere il palleggio teso dell'avversaria. L'avversaria è molto mobile, decisa, aggressiva. Ottima chiusura della ragazza di Spalato e si chiude il primo set sul punteggio di 6-0. Siamo tornati sul campo dove sta per finire l'incontro fra Sara Honeycutt e Petra Granic, la ragazza di Spalato, la dalmata, sta conducendo alla grande 6-0-5-0. Per la Honeycutt è ovviamente un incontro della massima difficoltà, ma bisogna ricordare che la ragazza è più giovane di tutte le partecipanti a questa amichevole. Sara è campionessa under 12, in carica ovviamente, ed è il primo anno under 14. È tesserata da quest'anno col circolo organizzatore, il TC Magnago. Sono le ultime battute di questo incontro. Buon servizio della Honeycutt, che però non finalizza l'angolazione del servizio. L'incontro finisce, stretta di mano fra le partecipanti. Vediamo di raggiungere Sara. È appena conclusa la partita di Sara Honeycutt, che ha trovato una giocatrice di tutto rispetto, la Petra Granic, che è tra le prime 100 di Tennis Europe, e siamo con Sara Honeycutt, che è la più giovane, come potremmo dire, il pulcino della compagnia delle ragazze che si affrontano oggi, delle 6 ragazze. Cosa ti è sembrato l'incontro, obiettivamente? Beh, sicuramente lei è più brava di me, però direi che ho provato a fare il meglio. Meglio che potevo, non... Sì. Prego, prego. Lei, non so cosa dire. La vedi come una giocatrice che ha qualche punto debole, dove tu hai... Beh, sicuramente magari ha sbagliato un po' troppo con me, perché doveva fare un po' meglio, secondo me. Sì. Cioè, il suo colpo migliore, quale ti è sembrato? Il colpo migliore, dritto. Il dritto? Dritto. Dritto è stato un colpo
di quelli letali, no? Ti ha messo sì. sempre in difficoltà. E servizio anche. Va bene, comunque ritieni positiva questa esperienza? Sì, sì, la ritengo molto positiva, secondo ecco. me. Fatto tu hai, sì. hai davanti molta strada da fare fra gli under 14, quindi un grande in bocca al lupo e continua Grazie. A allenarti bene, vedrai che le soddisfazioni vengono fuori. Ancora Sabrina Paludetti con la Nina Libalic. Sabrina, dopo un primo set in cui poco ha potuto contro l'aggressività della bosniaca, è riuscita a fare un paio di game, sta perdendo 5-2 nel secondo, serve bene, quindi possiamo dire che si è messa abbastanza in linea in un incontro che, se non è proprio paritetico, si avvicina a un'equivalenza di valori. Ecco, questo punto che viene fatto dalla rappresentante della Croazia è emblematico per dire come riesce a stringere gli angoli su una palla che non è lunga, una palla che non la mette in difficoltà, quindi ha tutto il tempo di indirizzarla. Serve bene la Paludetti, risponde altrettanto bene la ragazza, ma la palla della Paludetti finisce in rete. Siamo con Sabrina Paludetti che ha appena terminato l'incontro con un'avversaria di tutto rispetto. Sabrina è partita male, però alla fine insomma sei andata bene e tenevi molti scambi. Sì, è andata meglio perché all'inizio anche lei era forte, dovevo un po' iniziare a prendere le misure del campo, e, però nel secondo set è andata un po' meglio. È andata un po' meglio. Si sono visti degli scambi in cui hai tenuto tranquillamente il ritmo della ragazza. Diciamo che quello che forse potevi far meglio era muoverti un po' meglio, insomma. Sì. Sei d'accordo? Sì, ero un po' lenta perché anche questo campo è abbastanza difficile, è sintetico, quindi... Però cioè, è stata bella anche la partita. Bene, bene. Comunque, secondo te, dovessi tornare a riaffrontare questa giocatrice, come... Che tattica faresti? Cosa cambieresti di quello che hai fatto? Sempre che l'avversaria te lo lasci fare, ovviamente. No, beh, allora, cercare di spostare, cercare di prendere io in mano la partita, cercando di spostarla e anche col servizio, anche nell'ultimo game, che tirare un po' più di slice. Esatto. Sì, quindi sfruttare anche il tuo mancinismo, sì. insomma, diciamo così, e se ho capito bene, cominciare a avere il... comando dello scambio, sì. insomma, il pallino del gioco, insomma, sì. che non è facile con un avversario così. Comunque, sei andata bene, penso che tu sia contenta. Sì, sì, sono contenta. Bene. Perché... In bocca al lupo Sabrina, hai dati da fare. Ciao. Nell'ambito dell'amichevole, questo è il terzo incontro che vede di fronte Alessio Daria, Alessio Dario, con la numero uno della formazione croata, Maria Kurnic. È il primo game. Alessia Dario è classificata 3-5, scusate, quindi è entrata nel terzo gruppo quest'anno, è campionessa regionale Under 13, è tesserata col Tennis Club Canada ed è una ragazza che proviene dal settore della ginnastica. Questa l'ha molto favorita nel tennis per la fluidità dei movimenti. E a servizio la Kurnic. La ragazza che occupa il 20° posto della classifica di Tennis Europe è in possesso di un buon servizio. Che fa valere, buon servizio, che fa valere in questo primo game,
che la porta a condurre per 1-0. La formazione delle ragazze invitate a questa amichevole è supportata da Vittorio Cecere, la maestro Vittorio Cecere, mentre la squadra croata si avvale del capitano Peter Bubalo. Al servizio la Dario. Mentre parlando della Kurnis, ricordiamo che la ragazza è cugina dei giocatori di Mario e di Sania Ancic. Soprattutto Mario, grande giocatore croato, che ha dato grandi dispiaceri anche all'Italia nella Coppa Davis e che ora si è ritirata dal tennis e svolge la professione di avvocato, mentre anche la sorella, che era una promessa del tennis, si è orientata decisamente sullo studio, abbandonando il tennis agonistico. Gioca la seconda da Dario. Ottimo dritto lungo linea della Kurnis. È lungo il rovescio della Kurnis e dalle prime battute sembra che la Dario abbia preso le misure della sua avversaria e comunque si trova abbastanza a suo agio su questo terreno. Questa volta non riesce a passare la rete, la risposta dell'italiana. E gioca bene il dritto la sua avversaria. Ecco, sono, da quello che si è potuto vedere, sono delle ragazze che sulle quali non si può lasciargli prendere l'iniziativa del gioco, perché sono in possesso di chiusure molto aggressive, quindi creano sempre un problema di colpi giocati con estrema violenza. E la difficoltà è proprio questa, quella di non lasciargli in mano il pallino del gioco. Risponde bene la Dario. La palla è fuori. La prima palla era giudicata out e la seconda anche. È fuori la risposta, ancora vantaggio pari. Fuori di poco il dritto lungo linea della Dario, possibilità del 2-1 per la sua avversaria.
Così è. Un po' impreparata nella risposta al dritto della dalmata che conduce 2-1. Siamo nel primo set fra Alessia Dario e Maria Kurnitz. La Kurnitz conduce 5-2 al servizio Alessia Dario, 30-0. Bello scambio che rimane a vantaggio della Adario, che è stata molto brava a recuperare alcuni affondo della ragazza dalmata. Fuori di poco la prima e purtroppo in rete la seconda. 40-15. Finisce in rete il dritto in avanzamento della ragazza di Spalato. 5-3. Quindici pari. È lunga la prima. E col punteggio di 6-3 la Kurnitz giudica il primo set. Sul campo si trovano di fronte Alessia Dario e Maria Kurnitz. Il primo set è stato appannaggio della ragazza di Spalato per 6-3. Al secondo set sempre la croata sta conducendo per 3-2. Al di là del punteggio, l'incontro ha dimostrato un concreto equilibrio in campo. La ragazza croata è molto potente, pratica un tennis molto aggressivo, praticamente non ha sosta nel spingere i colpi, mentre la Dario alterna alcuni fendenti, ma fa delle variazioni molto spesso positive che mettono in crisi l'avversaria, che è tesa solamente a tirare, come in questo caso non è che controlla, ma della ragazza di Spalato, che però risponde a un servizio abbastanza buono della Dario. Palla del tre pari. Però è brava a questo punto la Kurnitz, con una risposta terrificante
non dà il tempo alla Dario di preparare la risposta a sua volta. Vantaggio della Kurnitz e possibilità di passare a condurre per 4-2. Con un ottimo servizio. Al Tennis Club Maniago è in corso la Winter Cup Under 14 femminile. Le squadre che partecipano sono Croazia, Russia, Bielorussia, Ungheria, Grecia, Svizzera e naturalmente l'Italia. L'accompagnatrice dell'Italia, credo, a staffetta, sì, è Rita Grande. Rita Grande è stata numero 24 in singolo e 26 in doppio. Ha fatto una finale a Wimbledon Junior, a noi interessa molto, che mi pare che in semifinale ha anche sconfitto la Hingis, quindi non poco. Sì. 3 titoli WTA in singolare e 5 in doppio. Il miglior risultato, i quarti all'Australian Open nel 2001. Per 8 anni è stata nelle prime 100 del mondo. Chiude nel 2005 la sua carriera per un problema al gomito, carriera pro iniziata nel 1990. Ho messo qualcosa di importante nella highlight del tuo futuro. Rita, dici un po' cosa pensi che questo team italiano, che prospettive abbia in questa competizione? Ma sicuramente queste competizioni sono importantissime perché sono la gavetta, poi prepararle a queste ragazze ad affrontare il professionismo. Tutte le ragazze campionesse del mondo hanno giocato gare juniores, quindi ben vengano, e questa competizione è importantissima perché si gioca sul veloce, che è la superficie dove appunto ci saranno poi i punti da incamerare per la classifica WTA. È una squadra, la nostra italiana, abbastanza forte, anche se le ragazze non hanno classifica ETA perché hanno giocato magari poco l'anno scorso, sì. Però sono ragazze competitive. Abbiamo portato qui a rappresentare l'Italia Alessia Dauria, che viene da Brescia, poi c'è Martina Zerulo da Manfredonia, Alessandra Simonelli da Massa Carrara, e abbiamo portato anche Cecilia Castelli da Vercelli come riserva, perché sapete che le ragazze comunque si allenano tutti i giorni ma sono ancora piccole, quindi vanno incontro ad infortuni, e quindi abbiamo preferito portare una quarta giocatrice in modo da avere una riserva pronta ad un eventuale infortunio. Io sono in veste qui di capitana e purtroppo domani però devo abbandonare la squadra e verrà Tatiana Garbino, una grande sostituta. Un'altra numero 22 del mondo. Insomma, perché ho impegni con la Rai, farò il commento di Federation Cup a Biella, che l'Italia giocherà contro l'Ucraina, e però la squadra è lasciata in buonissime mani con Tatiana. Senti Rita, per quello che conta ovviamente la classifica di Tennis Europe, che in gran parte è formata dalle frequenze, più sì, anche dai risultati, ma più tornei si giocano e più si avanza in classifica. Tenendo per buone appunto le classifiche e il ranking di Tennis Europe, sembra che Russia e Ungheria siano quelle più accreditate, sempre potenzialmente accreditate, come vittoriose. Sì, sei informatissimo, anche a me hanno detto così, però le gare a squadre c'è sempre un punto interrogativo perché si gioca per la nazionale, e invece queste classifiche ottenute dalle ragazze sono in tornei individuali, quindi la squadra è una gara diversa, la competizione a squadre, quindi io spero nell'esploit delle nostre ragazze, che sono state accolte in modo fantastico qui a Maniago, c'è un'ospitalità pazzesca e ci ha messo a disposizione tutto, quindi sono pronte per affrontare queste fortissime russe e ungheresi. Speriamo di far bene. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Vittorio Cecere ha seguito come coach, come capitano in campo, la selezione di queste ragazzine che hanno fatto la
l'incontro amichevole con la Croazia. A lui gli chiediamo quindi un stringato resoconto e le sue impressioni su questa amichevole di Maniago. Benissimo. Ma io direi che è stata una bellissima esperienza sportiva e molto formativa a livello giovanile. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, direi che la Sara Onekat ha giocato un po' al di sotto delle sue... Beh, un po' il pulsino della squadra, sì, no? La più giovane. Sì, anche, un po' la più giovane. E mentre l'Alessia Dario ha fatto un'ottima partita contro un'avversaria di spicco. Il risultato ne testimonia anche appunto la prestazione, 6-3-6-4, ma anche considerando che ha giocato un'ora e mezza, direi che appunto testimonia il fatto, certo, che è rimasto in campo fino alla fine. L'avversaria poi è una nelle prime 20 d'Europa, quindi non, esatto, è un'avversaria quindi... da poco. Poi la Paludetti, la mancina della compagnia. La Paludetti, insomma, ha perso 6-0-6-2, però è rimasto in campo fino alla fine, anche se il risultato direbbe il contrario. Ha giocato dei buoni colpi, una buona prestazione, quindi io mi ritengo soddisfatto di questa prestazione della Sabrina. Bene, grazie Vittorio. Grazie a voi. In bocca al lupo per le tue prestazioni come preparatore atletico e come maestro. Benissimo, grazie a voi, buona giornata. E con una visione dell'allenamento del team italiano, ecco, in questo momento è in azione la Martina Zerulo di Manfredonia, che già giocava l'anno scorso, come tredicenne ha partecipato anche l'anno scorso, e al suo fianco è la Simonelli. Dicevamo, con questa inquadratura degli allenamenti del team italiano, al quale formuliamo un grande in bocca al lupo, chiudiamo il nostro collegamento da Maniago.